leggende, io sono Ale e oggi siamo qui ritornati con un nuovo video su Fortnite. Bentornati ragazzi, nuova serie, hashtag sfido la leggenda, in cui voi mi sfidate a compiere delle determinate imprese su Fortnite e vediamo se io riuscirò a compierle. Questo è solo un assaggino, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like, perché nei prossimi giorni usciranno una serie di video epici che sto preparando da settimane e settimane. Quindi se avete visto un po' meno attivo il canale nell'ultimo tempo è solo perché stavo preparando il suolo per i prossimi video che saranno davvero incredibili. Quindi mi raccomando iscrivetevi e lasciate un bel mi piace. Nel video di oggi dei fan mi hanno consigliato: Ale, c'è un camion di gelati a Corso Commercio, distruggilo. Quindi ho pensato, una sfida facile per una leggenda come me. Mi chiedono di distruggere un veicolo. Poi sono andato a toccare con mano e ho visto che questo camion aveva la bellezza di, diciamo, aveva un numero considerevole di HP. Aveva 100.000 HP, una cosa che non avevo sinceramente mai notato. Ho provato a distruggerlo da solo e dopo ore e ore di tentativi mi sono accorto che effettivamente era impossibile distruggere un energumeno del genere. Quindi ho fatto l'umile constatazione che avevo bisogno di aiuto. Ma qui arriva in soccorso una delle modalità, una delle novità, una delle innovazioni avanguardie più belle di questo secolo. Le 20 vs 20, le squadre da 20, da solo no, ma con 19 miei compagni pronti ad aiutarmi, forse questa impresa titanica era possibile. E adesso vediamo il risultato. Dopo circa diverso tempo, diverse partite, sono riuscito a far atterrare tutta la mia squadra compatta a Corso Commercio. Ecco che io inizio a affettare questo camion. Ma seriamente sei intenzionato a fare una cosa del genere? E come vedete anche lei inizia a darci dentro, inizia a martellare questo camion. Ma gli HP sono davvero tanti, siamo solo ad 8.000. Come vedete però il camion inizia ad accusare i primi segni di usura e altre persone piano piano, vedendo l'intenzionalità e spinti dalla curiosità, iniziano a partecipare a questa impresa un po' pazza, ossia la distruzione completa del camion. La safe era precisa per la mia sfortuna, perché precisamente usciva direttamente fuori dal camion. Mancavano 15 secondi all'arrivo della safe ed ecco che stavamo 83.000. L'impresa era possibile, ma avevamo bisogno dell'aiuto di tutta la squadra. Ecco che piano piano tutti iniziano a aiutarci, quasi tutti, perché sulla mappetta la maggior parte si fanno tutti i cavoli propri e vanno a lottare come delle api tutti i loot possibili di Corso Commercio. Ecco che la mia compagna mi fa compagnia e giù va a martellare di nuovo questo camion. Guardatela quanto è brava, ragazzi. Io non so chi sei, ma non smetterò mai di ringraziarti. E quello che è successo dopo è davvero sorprendente. Guardate questo camion come barcolla, non ce la fa più. Siamo a 74.000. La strada da percorrere è ancora lunga. Non si può dire lo stesso della tempesta, che ha solo 2 minuti incombe su di noi. Ecco che costruisce totalmente a caso una struttura per protezione del camion, forse per paura di avere qualche rappresaglia avversaria delle squadre avversarie da 20. La cosa era molto improbabile, visto che c'era una schiera di nostri compagni alleati di fronte a noi, però la sicurezza non fa mai male. Ridendo e scherzando e martellando, puntellando, si unisce anche un mio compagno di squadra, Yankees, che ringrazio. Ciao, grazie, è stato bello. Guardate questi due gemellini che iniziano a martellare, e c'è anche la mia amica, siamo 3 ora visibili. Guardate, inizia davvero il camion a dubitare della propria fortezza, perché siamo a 62.000 HP. Ma la strada, ripeto, è ancora lunga. La tempesta è a poco più di un minuto dall'arrivo.
ecco che si arruolano altre due belle giovanotte, altre due belle signorine che iniziano a distruggere questo camion come se non ci fosse un domani. Siamo quasi a metà, ma la Storm non aspetta nessuno. Guardate, addirittura qualcuno che prova a spararle. Ragazzi, i tentativi più mascolini possibili. Ecco il mio compagno, guardate, iniziamo a martellare. Ragazzi, siamo a 45.000. Forse l'impresa, forse l'impossibile diventa possibile. Ecco io che giro un po' a lato, come quando la bistecca è cotta da una parte, la giri dall'altra. E come vedete, qui si vede benissimo che il camion inizia a cambiare di aspetto. A 40.000 HP, dopo avergli tolto il 60% della vita, il camion inizia a vacillare, inizia a dubitare della sua possanza. Inizia a mostrare i primi segni neri e forse, ragazzi, è fatta. Ma sulla mappetta in alto a destra si vede la catastrofe. Mancano ancora 30.000 HP, un grosso muro da scalare. Tanti che si uniscono ormai spinti dalla vicinanza, dall'arrivo di questa impresa, ma c'è la tempesta. I miei compagni mi accompagneranno anche in questa pazza avventura. Qualcuno scappa, qualcuno decide che questa è l'impresa della vita, che devono riuscirci. Qualcuno mi sta vicino anche nell'estremo tentativo, nel tentativo forse più rischioso in assoluto. E adesso mi spingo a controllare chi è con me, ragazzi. Sotto la tempesta, sotto la pioggia, io continuo a martellare insieme alla mia squadra che mi segue questo camion. Siamo a 15.000, siamo vicinissimi al traguardo. Ce la farò, è una corsa contro i miei HP e gli HP del camion. E in percentuale gli HP del camion sono ovviamente minori, ma stiamo parlando di 57 HP contro i 10.000 del camion di gelati. Ormai è una battaglia camion contro uomo, gelato contro uomo. Chi avrà la vittoria? Ora vi lascio un attimino, ho parlato abbastanza. Vi lascio all'ultima parte del video e poi ci risentiamo dopo. L'impresa era compiuta. Tutti ballano. Ringrazio davvero tutta la mia squadra. La sfida è completata. Sì, Ale, però adesso direi di muoverti, perché altrimenti finisci nell'occhio della tempesta. Ragazzi, come vedete, l'impresa è compiuta. Non dà per il momento nessun badge di vittoria, nessun bonus speciale, nessuna quest speciale, ma ciò non toglie che questo possa essere aggiunto in un futuro prossimo. Detto questo, avevo le bende, mi curo e vado con la squadra. A differenza della distruzione della città di Salty Springs, come vedete, non ho né armi né materiali, perché nonostante il camion di gelati abbia 100.000, non 10.000, 100.000 HP, non rilascia praticamente nessun acciaio. Dopo aver martellato per più di 3 minuti, ho solo 12 acciaio ed eccola lì. Io mi metto a ballare e poi mi rendo conto che effettivamente c'era di nuovo la tempesta. Ora provo a curare i miei compagni, almeno in qualità di leader, poiché ero stato io a spingerli a questa impresa così pazza. Decido, anche al costo di sacrificarmi, di aiutarli fino alla fine, di starli vicino fino alla fine. Glielo devo, ragazzi, dopo tutto il supporto che mi hanno dato. Nessuno li avrebbe rimproverati se ovviamente istintivamente sarebbero scappati di fronte alla tempesta. Invece sono rimasti con me e questo glielo devo. Quindi sono riuscito a scappare, ho provato a salvare il salvabile, ovviamente non potevo salvare tutti, e provo a scappare. Il problema è che non avevo bende di nessun tipo. Ora provo a costruire le scale e poi vedo che effettivamente ci sono delle scale qui. Quindi ho detto, perché costruire le scale quando ci sono già delle scale? Vedo il mio amico a terra, ovviamente ho detto vabbè, curiamolo, perché no? Ormai tanto, cioè, stavamo sulla stessa strada, bene o male. E ora accadrà qualcosa che forse capirete, perché sarebbe stato meglio se avessi costruito delle scale mie, diciamo. Fortunatamente, ragazzi, io qui non mi capacito della fortuna in cui sono incappato. Trovo bende, e non una benda, due bende, trovo 7 bende. E inizio a salire le scale. Ora, mi bendo tranquillamente. E vedo però che il mio amico è di nuovo a terra. Ora, io non capisco bene perché, non mi faccio la domanda, pensando che i 30 HP suoi siano finiti. Però ora scoprirò qualcosa
di leggermente più amaro. Vedremo cosa scoprirò. Vediamo, io sono onnisciente, ma ci sono rimasto davvero male. Guardate. Ok, le scale erano a due rampe e si chiudevano a una rampa sola. Ora, colui che l'ha costruita lo sapeva, io no. Bene ragazzi, su questo sfondo abbastanza triste ci salutiamo. Vi mando un salutone leggendario. Ci becchiamo come al solito alla prossima.